Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal sapore letterario. Oggi parleremo del tema dal racconto al libro. Per farla corta e breve, perorerò questo podcast l'utilità di leggere e scrivere racconti brevi o lunghi che siano, e poi discuterò rapidamente quali opportunità il format del racconto vi può offrire. Piccolo disclaimer: io sono sicuramente il meno titolato a ragionare di queste cose, non sono un editor, non ho pubblicato a pagamento nessun libro, non ho fatto studi classici, ma provengo da ragioneria, ho una laurea in economia e non in lettere. Sono approcciato al mondo della fantascienza e della scrittura creativa in modo autodidatta. La tesi che si racconta in giro che gli scrittori siano scrittori di successo perché hanno un dono naturale, e voi o me, se non ci avete questo dono naturale, ecco, è una cosa che a me mi sta un po' sul cazzo, sarà perché i mondi fatti a scale mi stanno proprio sul cazzo. Ma se andate a curiosare le biografie dei più grandi poeti e scrittori italiani, ecco, non a caso tutti, ma proprio tutti, avevano letto tantissimo per la loro epoca e, guarda caso, avevano acquisito molte nozioni e tecniche. Quindi vuol dire che gli americani che insegnano la scrittura creativa ci hanno ragione. La conoscenza e l'apprendimento di un tool di strumenti minimi è essenziale per potersi esprimere in modo dignitoso. Io penso che un po' tutti possano leggere e scrivere. Chi non fa non sbaglia, ma come in tutte le cose l'esperienza migliora l'arte del fare. Secondo me, ecco, non dovete partire, nemmeno io parto, tantomeno con l'obiettivo di poter diventare un Hemingway o un Dick o un Ballard o un Wyndham o altri autori di successo. Ma secondo me è davvero facile far di meglio alle mattonate di Dostoevsky che, se aprite per curiosità questi testi mentre siete al gabinetto, ecco, vi assicuro che non andrete mai oltre la seconda pagina. Il podcast è cervellotico, non perdiamo tempo ed andiamo subito ad esaminare ogni punto. Leggere Pulp Mags è meglio che leggere libri. I Pulp Mags si trovano gratis in internet, hanno temi di fantascienza, mentre i libri in genere si pagano. Potete leggere di fantascienza, autori in originale, senza spendere un euro. Ad esempio, La collana Urania di Mondadori è in larga parte una traduzione di contenuti di Galaxy Science Fiction. Udite, udite, udite! Galaxy Science Fiction si trova gratis, in inglese, in PDF. Quindi potete leggervi tutta Urania senza spendere un euro. 2. I racconti di fantascienza sono più corti dei libri. Ecco, a parità di tempo investito in lettura, potrete leggere più racconti di autori diversi, selezionando anche racconti che vi piacciono di più e scartando gli altri. Invece, se investirete il vostro tempo in libri di fantascienza, a parità di tempo, leggerete di meno, in quanto un libro blasonato potrebbe non piacervi, potreste scoprire ad esempio che l'autore è noioso, lento, prolisso, soporifero, tal che potrete a leggere con fatica il libro e leggere cose che non vi piacciono, vi rallenterà tantissimo, vi demotiverà, facendovi perdere l'iniziale passione e curiosità. B. Potrete lanciar fuori di finestra il libro, perché obiettivamente gettarsi dalla finestra per aver comprato un libro di merda non è una buona idea. C. Potete riporre il libro in libreria senza finirlo, iniziando a meditare su cosa fare in futuro e come evitare di gettare danari dalla finestra acquistando libri di merda. La risposta è: scaricate PDF gratis di fantascienza, non pagherete niente. Se trovate qualcosa che non vi piace, sarà poco male perché tanto non l'avrete pagato. 3.
Leggendo racconti sarete esposti a più tecniche letterarie di quante ne potrete trovare in un solo libro di un autore, che in genere usa un ristretto numero di tecniche letterarie, mentre nei racconti di autori diversi le tecniche letterarie, da un certo anno, una certa data in poi, ecco, le tecniche letterarie usate saranno più numerose, più eterogenee e potrete approfondirle e studiarle in modo autodidatta, rispetto a quanto potrete assorbire invece leggendo 2 o 3 o al massimo 4 libri all'anno. 4. Leggendo racconti presto il vostro cervello trascimerà di idee e permutazioni, sareste presto in grado di scrivere qualche cosa nella dimensione del racconto. Potreste così iniziare a sperimentare tecniche letterarie, plot, favole, intrecci, narratori, investendo poco tempo in quanto la produzione di un racconto è decisamente meno impegnativa rispetto alla generazione di un libro. Inoltre, potrete dare piena dignità al vostro racconto stampandolo in PDF con una copertina fatta da voi, appiccicandoci sopra una licenza di Creative Commons e condividendo il file in internet, senza stare a preoccuparvi di niente. È certamente vero che i vostri primi scritti saranno dei cessi, è probabile che faranno vomitare e sbaglierete molte cose, ma chi non fa non sbaglia, ed a suon di leggere, sperimentare, ecco, l'esperienza sicuramente affinerà un po' la vostra tecnica, i vostri scritti è probabile che miglioreranno in qualità. Investire in racconti, sia leggendoli che scrivendoli, ecco, vi permette di esplorare il mondo della fantascienza. E a mio avviso molto meglio leggere racconti che leggere libri di fantascienza, dato che non di rado i libri di alcuni autori di fantascienza, come ad esempio Asimov, ecco, non me ne vogliate, ma sono a mio avviso molto prolissi, lenti dalla scrittura, con favole che procedono in modo soporifero, talvolta anche in modo incoerente. Invece un racconto, per quanto lungo, tutto sarà sempre più corto, anche la vostra sopportazione di una trama lenta e prolissa sarà comunque modesta. Inoltre, se incappassi in un racconto mattone di quelli russi a puntate, ecco, se alla lettura della prima puntata non vi sfagiola, ecco, nel numero successivo della Pulp Mag potrete ignorarlo passando a un altro racconto senza aver gettato danaro dalla finestra oppure aver perso tempo in modo inutile. 6. History of Science Fiction di Adam Roberts, la Bibbia da leggere sulle correnti di fantascienza per effettuare una rapida ricognizione sui temi e sulle correnti di fantascienza, quindi le etichette che sono state appiccicate alle varie gruppetti o grupponi di scrittori che hanno evoluto la loro scrittura su temi e tecniche e varie favole. Ora, tutti i migliori scrittori di fantascienza hanno sempre scritto prima racconti, passando dalla palestra delle Pulp Mags, Amazing Stories, Wonder Stories, World of If, Galaxy, Science Fiction, Analog e quant'altro. Ecco, gli autori di fantascienza prima hanno scritto racconti, poi hanno scritto libri. La palestra del racconto è l'anticamera della scrittura del libro. Potreste anche decidere di non scrivere un libro e rimanere nella dimensione del racconto, dato che una raccolta di racconti, voilà, è comunque un libro. 7. Se scaricherete PDF delle Pulp Mags, oltre a generare, diciamo, al genere di hardcore fi fantasy, potrete anche esplorare il genere weird action. Nella nota rivista Weird Tales potrete sia procedere in modo metodico da una rivista all'altra, quanto contemporaneamente alternare e campionare in modo casuale altre svariegate riviste, finendo esposti a temi di generi diversi come fantasy, weird fiction, hard sci-fi, fantascienza di lungo periodo, fantascienza di breve periodo, ucronie, distopie, utopie. Insomma, un marasma indefinito di racconti diversi che stanno racchiusi dentro all'enorme etichetta fantascienza, che ha la forma di un gigantesco pentolone che ribolle di narrazioni. 8. I racconti più antichi sono quelli più affascinanti.
saranno scritti con tecniche letterarie più soporifere e lente. Non ci sarà quasi mai lo show don't tell, non ci saranno flashback, non ci sarà il montaggio per cut cinematografico, non saranno presenti praticamente molte tecniche letterarie molto moderne, ma ecco, ma i temi trattati saranno stupefacenti. Gli autori di fantascienza più antichi che hanno generato le radici di fantascienza avevano più sagacia e più immaginazione degli autori moderni. Su questo non ci piove. La dimensione del racconto in licenza Creative Commons è il format ottimo da scrivere e condividere in internet e sperare di costruirvi con il tempo un vostro pubblico che forse in futuro potrebbe anche decidere di comprare un vostro libro. Qualora un giorno ne scriveste uno in copyright invece che in copyleft, in quanto avendo già letto ed apprezzato sarebbe più facile ottenere la loro fiducia. Attenzione gente, non è detto che questa strategia di lunghissimo periodo funzioni, ma sicuramente è più probabile che questa strategia di lunghissimo periodo funzioni per un autore neofita rispetto all'idea piuttosto egocentrica e poco saggia di un autore neofita che all'improvviso così decida di investire molto tempo e risorse per scrivere un libro e poi darlo in copyleft oppure porlo in copyright. Gli scrittori neofiti non hanno mercato, quindi in entrambi i casi lo scrittore sconosciuto non sarà letto e non sarà comprato, che in Italia i lettori forti sono molto pochi. 10. Pubblicare racconti in copyleft vi mette al riparo dalla saturazione di mercato in Italia. È una strategia che cerca di creare un proprio pubblico di lettori scrivendo racconti di fantascienza, anche con genere diverso. Educherete i vostri follower e i vostri gusti. I vostri follower sapranno bene cosa vi piace leggere e di cosa vi piace scrivere, di quali collane di racconti avete sviluppato e di cosa noi invece non scriverete mai. Costruendo una linea numerose pingue di instant ebook in PDF composti da racconti o raccolte di racconti nella fantascienza, ecco, dal vostro blog diffonderete in PDF con licenza Creative Commons opere che avranno acquisito la dignità di un libro digitale, per cui anche un passante sconosciuto che non ha mai letto niente di voi capirà rapidamente il genere che vi piace e cosa invece non vi piace. La fortuna aiuta gli audaci. A volte è vero, ma se il segmento di mercato non è saturo, se invece il segmento di mercato è saturo, la fortuna e gli audaci, ecco, proprio non si trovano. La fantascienza lo scoprirete leggendo racconti, diciamo, per conto vostro. La fantascienza vive di retelling, anche le correnti letterarie moderne di fatto scopiazzano idee, fanno plagi, prendono temi di fantascienza già pubblicate in passato, sviluppandoli. Il mercato di fantascienza è un mercato di lettori senza memoria, i lettori non hanno conoscenza, i lettori non hanno coscienza, i lettori non hanno memoria di cosa i primi autori di fantascienza hanno già scritto. Le case editrici non spingono gli autori del passato, che sono quasi tutti in pubblico dominio, quindi pur essendo testi disponibili per tutti, sono, diciamo, testi che sono stati dimenticati. Per motivi editoriali le case editrici propongono spesso scrittori di fantascienza come innovatori, mentre nella maggioranza dei casi molto spesso i temi trattati sono plagi, remake, remix, permutazioni di vario tipo di temi già affrontati dagli scrittori del passato. Non si può dire che tutto in fantascienza sia già stato detto, ma sicuramente veramente molto è già stato detto in fantascienza. Quello che resta da dire in certi sottoinsiemi della fantascienza, ecco, a mio avviso è assai poco, essendo stati super sfruttati tantissimi cliché ed essendo ormai logori e pieni di opere simili ed identiche, mentre in altri sottoinsiemi di fantascienza, ecco, obiettivamente c'è ancora tantissimo da dire. Ok, siete ancora vivi? Se non vi si è bruciato il cervello, adesso viene il punto più importante del podcast. Quali opportunità vi offre aver imparato a scrivere racconti?
dal racconto al libro. 1. Potete scrivere libri di fantascienza in multitrama. Sì, in multitrama la dimensione del racconto è importantissima, in quanto ogni sequenza spesso è un racconto breve, oppure un racconto lungo viene spezzato con il nodo di struttura, da cui l'autore genera varianti della favola. Queste sono poste nell'albero della trama tramite opzioni nel dominio del possibile e del plausibile che sono offerte al lettore. Il lettore interagirà con la favola. Quindi saper scrivere racconti è essenziale nel multitrama. Il racconto è infatti la materia prima che compone la sequenze del multitrama. 2. Se sapete dominare la dimensione dei racconti, potete scrivere una raccolta di racconti. Bam! Voilà! Avete ottenuto un libro su un tema o un periodo storico presente o futuro. 3. Se sapete dominare la dimensione dei racconti, potrete scrivere un libro con personaggi e ambienti, de facto una raccolta di racconti con trama convergente. 4. Se sapete dominare la dimensione dei racconti, potrete scrivere un libro con personaggi e ambienti, de facto una raccolta di racconti con una trama divergente. 5. Se sapete dominare la dimensione dei racconti, molto probabile che la vostra scrittura sia asciutta, per cui quando andrete a progettare la favola di un libro, la più grande difficoltà sarà creare digressioni ed allungare la broda, non essendo naturalmente abituati ad allungare la broda in un racconto. Dovrete lavorare molto sulla favola, dovrete creare molti più personaggi, molti più ambienti, oppure dare molto più spessore e spazio a personaggi che solitamente non entrano in un racconto. L'antagonista, il falso aiutante del protagonista, ossia il traditore, poi dovrete usare l'alleato segreto del protagonista, ossia il traditore dell'antagonista. Non è una cosa facile, vi serve una posta in palio oppure più poste in palio, soprattutto vi serve un ambiente, vi serve un clock inesorabile nel timing della favola. Il retelling, il viaggio dell'eroe, il format e le memorie sintetiche potranno aiutarvi, fornendovi una mappa concettuale sulle circostanze che dovranno o non dovranno capitare e che potrete ottimizzare nella dimensione di RDCF, scegliendo un qualcosa che dia il timing alla favola: legge fisica, limiti tecnici, azioni e reazioni dei personaggi, trascorrere del tempo, il trascorrere del tempo in relazione a un obiettivo che è un termine, un obiettivo che è una condizione, eccetera. Vi consiglio di investire molto in pianificazione della favola prima di gettarvi nella scrittura, altrimenti è molto probabile che vi perderete. Io vi confesso che mi perdo nella scrittura di un racconto se prima non pianifico la favola. Figuriamoci in un libro, io affogherei dopo una pagina, anzi mezza pagina, se iniziassi a scrivere un libro senza aver pianificato e programmato. Vi suggerisco di fruire il podcast dall'idea di fantascienza alla favola e l'intreccio di fantascienza. Il podcast lo trovate nella playlist indicata in descrizione di questo file di YouTube. Quindi è decisamente meglio a mio avviso restare fermi con la pagina bianca, restando bloccati ai nastri di partenza per 32 giorni e spendere molto molto tempo a documentarvi ed elaborare una favola che vi piaccia, da cui potrete sintetizzarne un paio di varianti di intreccio e poi a mente fredda, dopo una pausa, scegliere l'intreccio che a vostro avviso vi piace di più, piuttosto che partire così a scrivere per la tangente senza sapere dove andate. Se partirete a scrivere senza sapere dove andate, vi sperderete subito, oppure dopo un po', oppure vi cascherà il mondo addosso. Invece, una volta che avrete meticolosamente elaborato la favola, ne avrete sintetizzato l'intreccio che più vi garba. A questo punto sarete, a mio avviso, a cavallo, dato che avrete spezzato l'intreccio in sequenze o macro sequenze. Tempo inizialmente speso lo recupererete rapidamente andando a programmare la scrittura.
usando il foglio di lavoro che vi proteggerà da ogni rischio di sperdervi durante la stesura. Vi consiglio, se non l'avete fatto, di andare a visionarvi il podcast Il foglio di lavoro, come programmare la scrittura di un libro. Ecco, se poi durante la stesura delle sequenze i vostri personaggi vi racconteranno anche varie altre cose interessanti, avrete varie opzioni. 1. Se scrivete un libro lineare, potete cercare di adattare la favola aggiungendo prequel, interquel, sequel con flashback, flash forward, e cercate, quindi allungherete quindi l'intreccio con quelle buone cose che vi raccontano i vostri personaggi. 2. Se scrivete in multidrama, ecco, sarete felicissimi di scrivere quello che i vostri personaggi vi raccontano, dato che non avrete problemi ad allargare l'albero della trama, basterà aggiungere nodi di struttura od opzioni ai nodi di struttura. 3. Se componete un libro lineare, non c'è proprio spazio al momento per inserire le cose che vi raccontano i vostri personaggi, allora fate cliffhanger ed una seconda raccolta di racconti, svilupperete sequel, interquel e prequel. 4. Se componete un libro lineare e non c'è proprio spazio per inserire le cose che vi raccontano i vostri personaggi, e quello che vi raccontano sono cose interessanti e non, diciamo, contenuti folli o stupidi, ecco, allora se invece sono contenuti interessanti ma non c'è proprio spazio per inserire queste cose, sarete costretti ad ignorare quello che vi raccontano i vostri personaggi e voi resterete fedeli alla vostra rigida pianificazione. Appuntatevi però alle storie non scritte, quindi tutto quanto i vostri personaggi di interessante vi hanno raccontato, e questi spunti le potrete mescolare e riciclare come contenuti in un prossimo componimento. Per questa puntata è più o meno tutto. Un saluto, ciao, alla prossima!